Sant'Antimo, scarcerato uno dei tre ragazzini degli abusi, parla la madre della vittima. Domani 4 ore di sciopero, si prevedono disagi per scuole e trasporti. Furto e vandalizzazioni al mercato ittico di Mugnano. Sgombero di via Bosco a Giugliano, le famiglie ancora in bilico senza un'alternativa. Primo allenamento per il nuovo tecnico azzurro, ADL sorridente. E buongiorno al TG Club, apriamo con la cronaca. È stato scarcerato uno dei tre giovani arrestati per le violenze sul compagno di classe disabile a Sant'Antimo. Vediamo. Uno dei tre ragazzi è fuori dal carcere, insieme ad altri due è accusato di bullismo e violenza sessuale, con l'aggravante di aver agito approfittando della debolezza psichica e del ritardo cognitivo della vittima. Un loro amico di 18 anni, Giuseppe Guadagno, 19 anni e quindi a casa. Sono state accettate le richieste del suo avvocato, che aveva parlato di incompatibilità del suo assistito con il carcere a causa delle sue condizioni, richiesta accettata dal giudice. Lo stesso GIP ha invece confermato il carcere per Lorenzo Ferraiuolo Barbuto, 20 anni. Domani invece è prevista l'udienza di convalida per il terzo componente del gruppo, minorenne all'epoca dei fatti. Ora però si va oltre e si cerca di capire cosa sia successo nei giorni scorsi, quando addirittura i familiari della vittima sono stati minacciati dai familiari di alcuni degli arrestati, persone che avrebbero intimato loro di lasciare Sant'Antimo. I carabinieri stanno indagando e hanno assicurato alla famiglia della vittima che avrebbero agito immediatamente. Intanto il giovane da giorni non va a scuola. La madre spera che, finito questo incubo, il ragazzo possa tornare in classe e vivere di nuovo la vita serenamente. E abbiamo ascoltato la madre della vittima, che dice di volere giustizia. Sentiamo. Suo figlio è disabile, si fidava di questi ragazzi? Sì, si fidava, sì, sì. Perché facevano io, a volte tenevo piatto a tavola, vuoi mangiare con noi, facevo mangiare cose, erano proprio che uno è che si me l'ha cresciuto. Questi fatti sarebbero avvenuti a marzo, la primavera scorsa, lei l'ha scoperto nei mesi successivi, dopo, diciamo? Sì, sì, dopo, l'ho scoperto dopo. Da come l'ha scoperto? Sì. No, io l'ho scoperto tramite mio figlio grande, tramite il telefonino, mi ha mandato le foto. E poi siamo andati settembre da carabinieri e abbiamo fatto la denuncia. Penso che è uscito uno di questi. Ecco, uno ha chiesto scusa e è uscito. A me mai detto nessuna scusa. Non lasci, perché proprio lui che ha fatto il video. E con me non lasci, non aveva pure una punizione. E ora suo figlio come sta? Sta traumatizzato, non vuole uscire più da casa, ma più a scuola non va a fare niente, sta sempre a casa. Che dopo che è successo pure che è stato fatto, che l'hanno perseguito per strada, ma non voglio più. È ritornato a scuola però? Sì, è ritornato a scuola, è stata tutti contenti, felici di vedere il professore pure, tutti quanti. L'istituzione già mi aiuta, il parco della città già mi aiuta, tutti gli amici mi stanno aiutando, pure la giustizia già mi sta aiutando pure la giustizia, però una cosa più. Quindi l'appello è soprattutto alla giustizia, secondo lei questi ragazzini che hanno fatto questo a suo figlio devono pagare? Sì, io penso di sì, specialmente quello che ha fatto proprio malamente proprio. Dai trasporti alla scuola, domani lo sciopero di 4 ore che sta facendo discutere l'Italia, ma ci dice di più in collegamento Cristina Liguori. Sì, grazie per la linea. Mi trovo qui a Piazza Vanvitelli a Napoli, all'esterno della metropolitana. Ci sarà uno sciopero generale domani e dopo il braccio di ferro con Salvini per i trasporti ridotto a 4 ore. Noi abbiamo ascoltato gli utenti della metropolitana che domani effettivamente vivranno un grosso disagio. Li abbiamo ascoltati e poi vi restituisco la linea. Beh, diciamo che è una cosa che è inevitabile in questi casi, perché comunque le dinamiche sindacali si scontrano con quelle del governo, poi in particolare adesso avendo un governo comunque diciamo di destra, chiaramente lo scontro è maggiore con Landini, con la CGIL, diciamo sono tutte cose che stanno nel gioco delle parti, ognuno deve fare il suo, diciamo sinceramente. Non lo so, nel senso che dovrebbero comunque proteggere i lavoratori, gli studenti. Secondo me questo è giusto, ed è giusto anche lo sciopero. Per farsi sentire certe volte c'è bisogno di creare disagio, e quindi nonostante i problemi che si verranno a creare è giusto così. Se è riguardo del fatto dell'economia, ed è ottimo che sia così, ma se è riguardo che l'hanno fatto giusto per, che dobbiamo fare? Che ne pensa comunque dello sciopero, ecco, di domani? Penso che sia una cosa giusta.
Però per i disagi agli utenti? Quello purtroppo tutti i venerdì siamo abituati. Sì, disagio per l'università principalmente. Come farà? Piedi. Lei sta per prendere la metropolitana, domani c'è sciopero, lo sa? Sì. È d'accordo? Dipende da come li pagano, non lo sappiamo. Ah, ci saranno dei disagi, lei è uno che ne usufruisce. Ormai siamo abituati, non è che è la prima volta. Oramai i disagi alla metropolitana sono continui. Frodi nel settore dei idrocarburi realizzati tra il 2015 e il 2021 che questa mattina hanno portato a due decreti di sequestro per 150 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza di Napoli, Trieste e Frosinone. Agli 11 indagati vengono contestati a vario titolo anche in forma associativa per plurimi reati tributari, false comunicazioni sociali, trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio. Per sei le contestazioni sono aggravate in quanto i reati sarebbero stati commessi per agevolare due clan di camorra dell'area orientale di Napoli. Furto e vandalizzazioni nel mercato ittico di Mugnano, ma ci dice di più Gaetano Praiola. Eh sì, grazie per la linea. Un episodio inquietante quello avvenuto l'altra notte qui al mercato ittico di Mugnano. Un'irruzione 7-8, gli uomini ripresi dalle telecamere di videosorveglianza interne che sono arrivati da un ingresso laterale, hanno forzato uno dei finestroni ed una volta all'interno hanno provocato qualche danno, ma tutto sommato senza rubare granché, qualche spicciolo dalle casse, ma hanno tralasciato altre cose importanti come ad esempio computer, tablet e stampanti. Cosa ancora più preoccupante è l'equipaggiamento usato, vestiti come i reparti speciali, anche con le torce piazzate sulla testa, però come vi dicevo senza portare via nulla di particolare a parte qualche danno agli stand. Dunque un episodio su cui resta il mistero. È stata presentata una denuncia ai carabinieri della compagnia di Marano che indagano per fare piena luce su questa vicenda. È arrivata anche la condanna e la solidarietà agli operatori del mercato ittico da parte del sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro. Intanto la struttura va avanti, non si è mai fermata e continua a macinare numeri importanti. Questo è uno dei poli più importanti per l'economia di tutta l'area nord di Napoli, in particolare appunto con il commercio ittico. Noi abbiamo ascoltato il presidente Biagio Cacciapuoti, dunque l'intervista, poi la linea, può ritornare allo studio. Il fatto strano è proprio questo blitz tipo teste di cuoio, che è avvenuto, questo lo sappiamo attraverso le telecamere che hanno l'orologio, e sono stati ripresi all'interno del mercato intorno alle 10:30 di sera. La stranezza è questo equipaggiamento per fare che cosa? Non si sono portati via quasi niente, al di là di monete, di spiccioli che servono credo per il resto, per l'attività mattutina, ma il mercato, ogni stand, ogni concessionario è arredato proprio la propria postazione con tecnologia di un certo pregio, di un certo valore, e tutto questo non è stato portato via. L'attività è continuata, diciamo, nella normalità delle altre mattinate in cui si lavora qui. Certo, però questa cosa ci dà un po' di ansia, un po' di preoccupazione, perché non riusciamo a capire che è successo. Sentenza clamorosa ieri per Walter Mallo, il giovane boss del rione Don Guanella, è stato assolto. I dettagli nel servizio. Ieri una sentenza di assoluzione a tratti clamorosa per Walter Mallo, uno degli esponenti più importanti della camorra a nord di Napoli. Avvocato, rischiava l'ergastolo Walter Mallo? La doppia conforme assolutoria è riuscita finalmente a chiarire la posizione di Walter Mallo, al quale veniva appunto contestata la partecipazione in associazione in questo gruppo, diciamo, dei Barbudos operante nel settore della sanità. Siamo riusciti finalmente a chiarire la completa estraneità di Walter Mallo rispetto a fatti di sangue, rispetto a fatti gravissimi.
Walter Mallo quindi è estraneo al clan Genidoni e alla faida che ha insanguinato il rione Sanità circa 10 anni fa e che vedeva contrapposti Barbudos al clan Vastarella. Assolutamente sì, e questo soprattutto grazie a diciamo il limite delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che se da un lato sicuramente sono un validissimo strumento, ovviamente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vanno però devono necessariamente trovare gli opportuni riscontri, altrimenti rimarranno soltanto suggestioni. E adesso ci lasciamo per una breve pausa, restate con noi. Dinamismo, professionalità e ambizione. È Eurometa. La nostra azienda è in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta nel campo della lavorazione dei metalli. L'utilizzo delle tecnologie avanzate come il taglio laser, pantografi di ultima generazione e presso piegature fino a 6 metri ci consente di garantire l'alta qualità delle produzioni. Visita il nostro sito www.eurometallamiere.it e visita i nostri canali social. Siamo a Giuliano, in via Arco Sant'Antonio. Prezzi competitivi, esperienza e soluzioni veloci. È Eurometal. Devi acquistare una nuova cucina? Vuoi rinnovare quella esistente? Rivolgiti a Mola Group, gli specialisti delle cucine componibili e distributori per la campagna di marchi leader del settore. Ti invitiamo a visitare il nostro showroom di Qualiano in via Circonvallazione Esterna 235, dove personale specializzato ti aiuterà a progettare e realizzare la cucina dei tuoi sogni. Puoi scegliere tra una vasta gamma di elettrodomestici da incasso e libera installazione, oltre ad accessori innovativi in grado di soddisfare ogni tua esigenza. Mola Group è da oltre 30 anni sinonimo di competenza, professionalità e risparmio. Da più di 25 anni ci impegniamo per fornirvi il meglio, dalla scelta accurata di carni e salumi all'arrivo di frutta e verdura freschi di giornata. E ancora continueremo a lavorare ogni giorno per migliorare i nostri servizi. I supermercati Topo affiliati a MD li trovate a Mugnano in Corso Italia, a Quagliano in via Antica Consolare Campana, a Marano in Corso Italia, a Villaricca in via Napoli e a Giuliano in Vico Pozzo e in via Antica Giardini. MD Gruppo Topo, nessuno come noi. Fatevi sull'obiettivo con una certa urgenza. Qui è tutto sotto controllo. Union Security. Sentirsi al sicuro. Sempre. Rispettiamo le regole in materia di sicurezza sanitaria e offriamo professionalità, affidabilità e assistenza per le emergenze con un pronto soccorso odontoiatrico con reperibilità telefonica H24 al numero 366 45 42 467. Lo studio dentistico del dottor Emanuele Manfredi si occupa di implantologia, conservativa, ortodonzia, protesi fissa e mobile, odontoiatria pediatrica, pedodonzia ed endodonzia. Siamo a Mugnano, in via Conte Caracciolo 13. Seguici su Facebook e Instagram. Studio dentistico di Emanuele Manfredi. Il tuo sorriso è il nostro successo. Da oggi formarsi e trovare un'occupazione è facile. A Giuliano apre Smart Job, l'agenzia per il lavoro di tipo generalista specializzata in attività di ricerca e selezione, somministrazione di lavoro, intermediazione, ricollocazione professionale e politiche attive del lavoro. Vienici a trovare nella nuova sede di Giuliano in Campania, in via Aniello Palumbo 91 e visita il nostro sito. Smart Job. Formare, orientare, guidare.
Bentornati in studio. Nasce a Giugliano il distretto del commercio, un'associazione che permetterà al comune di intercettare finanziamenti a favore del commercio cittadino. Abbiamo ascoltato l'assessora Rosa Verde, sentiamola. Rosa Verde, anche Giugliano ha il suo distretto del commercio, di che cosa parliamo? Allora, i distretti del commercio sono un'associazione libera tra il Comune di Giugliano e associazioni di categoria sia del commercio che del turismo, costituita a tempo indeterminato, che va a lavorare sugli obiettivi concreti che riguardano il commercio. Obiettivi che possono andare banalmente dalla organizzazione e calendarizzazione delle festività che riguardano le attività commerciali a progetti un po' più consistenti come la riqualificazione del tessuto urbano, quindi l'arredo, la cura del verde, il miglioramento dei trasporti pubblici, a vere e proprie azioni di marketing territoriale per rivitalizzare il commercio e anche poi a politiche di agevolazione fiscale. Quindi è un'associazione che è nata grazie a delle attività delle associazioni di categoria del territorio, ma soprattutto anche grazie alla presenza di un comitato che è del commercianti del centro storico che ha deciso di partecipare e di attivarsi per questo nuovo progetto. Qual è il primo obiettivo che intendete perseguire? Sicuramente aumentare l'attrattività di queste zone. L'obiettivo sarà quello di aumentare i flussi turistici nella fascia costiera e aumentare invece tutta la parte del comparto tessile e dell'abbigliamento al centro. Si è dimesso il sindaco di Grumo Nevano, Rino Maisto, era stato eletto solo lo scorso maggio. Vediamo. Ad appena 6 mesi dalle elezioni arrivano le dimissioni del sindaco di Grumo Nevano, Rino Maisto. L'impossibilità di trovare un punto comune di convergenza tra le forze politiche che hanno costituito la coalizione mi spinge a questa per me dolorosa scelta, scrive nella nota con cui ha protocollato la decisione, ricordando come la vita amministrativa di Grumo Nevano sia caratterizzata da più di 13 anni di instabilità. Probabilmente, chiosa Maisto, il concetto di bene comune non è facilmente condivisibile. Gli equilibri all'interno della maggioranza, composta da Partito Democratico e le civiche progressisti 800-28 e Idea Civica, si sono mostrati fragili sin dall'insediamento. La prima crepa si è infatti palesata al momento del voto sul Presidente del Consiglio, che non ha visto l'approvazione dei 3 consiglieri di Idea Civica. Gli stessi hanno poi depositato negli ultimi giorni una serie di interpellanze. Questa sera, nonostante le dimissioni del sindaco, che ha 20 giorni per ripensarci, si svolgerà il Consiglio Comunale, dove pare che i consiglieri di minoranza e i 3 di Idea Civica siano pronti a loro volta a rinunciare all'incarico. Se così fosse, questo potrebbe essere l'ultimo Consiglio Comunale e ancora una volta per la città di Grumo Nevano si apriranno le porte del commissariamento. E torniamo a parlare del caso delle famiglie di via Bosco a Giugliano, su cui pende un ordine di sgombero. Sul caso è intervenuto anche il consigliere regionale Difensa. Le 40 famiglie dello stabile di via Casacelle, costrette a lasciare le proprie case per un'ordinanza di sgombero, hanno cominciato a smantellare i propri appartamenti, ma non a smettere di combattere per rivendicare e chiedere una sistemazione. Molte sono famiglie difficili, con familiari disabili o ammalati, persone con lavori precari e scarsa possibilità economica. Ad intervenire sulla questione il consigliere regionale Pasquale Difensa. Ho sentito gli avvocati, sia Pennaccio che Smarra. C'è innanzitutto un'emergenza sociale notevole, anche perché non conoscevo questa triste realtà, anzi salendo le scale di questo edificio veramente sono rimasto basito dalle condizioni in cui vivono queste persone. Mi farò capo di parlare in prima persona col sindaco Nicola Pirozzi, innanzitutto per capire questo stabile, chi è titolare di questo stabile, anche perché ho appreso e mi hanno raccontato gli abitanti del posto insieme all'avvocato Mariangela Pennacchio che la situazione, diciamo, per quanto riguarda la proprietà è ancora da definire. Quello che si chiede alle istituzioni, in questo caso al Comune di Giugliano,
è quello di essere collaborativi per un eventuale spostamento, una collocazione di queste famiglie. Bisogna capire realmente la proprietà di chi è e perché ci si trova dopo tanti anni, dove persone che hanno pagato mensilmente la locazione, non si sa chi l'hanno pagata, i documenti ci sono, sono stati fatti i bonifici, sono stati fatti dei vagli postali, bisogna capire la titolarità di chi è. Ed è notizia di pochi minuti fa, la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato, valido dalle 9 alle 20 di domani, venerdì 17 novembre, su tutto il territorio regionale, ad esclusione delle zone Alto Volturno, Matese, Alterpigna, Sannio e Tanagro. E adesso parliamo di sanità e di RSA. Questa mattina a Calvizzano l'incontro dal titolo Vaccinazioni nell'anziano fragile, promosso da Anaste Campania. Vediamo. Ha avuto luogo a Calvizzano, presso la struttura per eventi Villa Holiday, il convegno dal titolo Vaccinazione dell'anziano fragile. L'iniziativa è realizzata da Anaste Campania con il patrocinio e la collaborazione dell'ASL Napoli 2 Nord, Fondazione Anaste Humanitas e Regione Campania. A prendere parte all'incontro anche i sindaci di alcuni comuni dell'area nord di Napoli. L'influenza che nell'accezione comune può sembrare una banale malattia, negli anziani che sono molto spesso frequentemente malati cronici o chi ha delle patologie di base, anche una banale influenza può creare grossissimi problemi. Un focus sul tema per sensibilizzare l'opinione pubblica ed il personale sanitario sull'argomento, alla luce dei preoccupanti dati relativi alla vaccinazione antinfluenzale. Un terzo della popolazione anziana, già con più patologie, secondo i dati Istat, non è vaccinato perché non si ritiene a rischio. Crediamo che il tema delle vaccinazioni sia un tema estremamente attuale. Lo dimostrano i numeri. Teniamo conto, insomma, che rispetto all'anno 2022-23 c'è stato un decremento di quasi 10 punti percentuali rispetto alle vaccinazioni antinfluenzali, e tenuto conto del fatto che invece gli obiettivi sono per il 2023-24 del 75%, almeno come valore minimo. Le vaccinazioni sono un metodo sicuro, efficace, oltre che gratuitamente concesso dal Sistema Sanitario Nazionale. Evitiamo questa malattia ed evitiamo le sue complicanze attraverso un atto semplicissimo, che è quello appunto della punturina per la vaccinazione antinfluenzale. L'idea nasce da Anaste, ma ha trovato quindi la piena e completa partecipazione da parte dell'ASL Napoli 2 Nord nel promuovere questa iniziativa, ma sostanzialmente sarà anche solo l'inizio di una serie di iniziative che faremo sul territorio. Sostenere la prevenzione, diciamo, evita delle ospedalizzazioni che comunque rappresentano dei costi per la collettività. Proseguono gli eventi dell'Atelier Pellecchia, grande attesa per l'anteprima della collezione sposo firmata Rocchini. Continuano gli appuntamenti dedicati allo sposo all'Atelier Pellecchia di Giugliano, la storica attività punto di riferimento della moda uomo da cerimonia, ha organizzato un altro appuntamento esclusivo per chi si appresta a vivere le nozze. Continua la kermesse degli eventi organizzati qui all'Atelier Pellecchia. Dopo il grande successo che abbiamo avuto sull'ultimo, domenica 19 novembre ci sarà la presentazione della collezione in anteprima nazionale dello stilista Rocchini, prodotto 100% italiano, e abbiamo il grande onore e il piacere che sarà presentato, appunto, come vi dicevo, in esclusiva qui da Atelier Pellecchia. Tante sorprese, a parte la collezione, che sicuramente il focus è su quella. Ci sarà un catering, ci sarà un cadeau per tutti coloro che interverranno. In più avremo ospite qui Rosolino, Massimiliano Rosolino, il grande nuotatore, e quindi per chiunque volesse conoscerlo, incontrarlo dal vivo, vi aspettiamo. E per tutti i partecipanti della serata, entrerete a far parte del nostro club member di Atelier Pellecchia, dove scoprirete tantissime novità e anche tanti vantaggi, tante cose carine. Seguiteci sui social, dove avrete notizie per tutte le novità. Ci sarà un grandissimo evento a dicembre, dove aspetteremo sempre in tanti per festeggiare il Natale, farci gli auguri, e poi ci sarà l'ultimo di grande sorpresa a gennaio. Napoli fa da sfondo al nuovo videoclip di Gabriele Esposito, continua l'ascesa per l'artista napoletano.
Napoli fa da sfondo al nuovo videoclip di Gabriele Esposito che nella forma più naturale e originale della sua arte canta in strada tra i vicoli della città. Si intitola Si m'annamore, il suo ultimo singolo che racconta le paure che precedono l'innamoramento. Accompagnato dalla sua inseparabile chitarra, Gabriele canta ancora l'amore e lo fa in napoletano, toccando corde romantiche. Il videoclip è stato interamente girato a Napoli, protagonista anche l'influencer di Caivano, Sara Penelope Robin, e l'artista di strada Pierre Macchier. Il singolo arriva dopo aver ricevuto diversi riconoscimenti: il premio Massimo Troisi per l'ascesa artistica, il tour estivo che ha toccato oltre 20 città italiane, l'uscita del brano Aretha Nu Pensiero, con cui ha vinto il premio Franco del Premio miglior testo in lingua napoletana, e il singolo L'unica, con oltre 1,5 milioni di stream. E parleremo anche di sport, ma dopo una breve pausa. Sweet Chocolate, il tuo prossimo ricordo preferito. Esperienza e tempi certi di consegna. Ci occupiamo di sabbiatura e verniciatura a polvere di superfici metalliche. Un team di esperti, grazie all'utilizzo di dispositivi e attrezzature di ultima generazione, assicurerà la massima resa del lavoro effettuato. Affidati alla verniciatura dei fratelli Prato. Siamo a Giugliano, in zona Asi, Pontericcio. Seguici sui social e visita il nostro sito www.laverniciaturasrl.it. Will Service è una società che offre servizi di sicurezza specializzata in guardiania, portierato e sanificazione ambienti. Will